Ma intanto penso di poter dire che la scelta che è stata fatta qualche anno fa di istituire un apposito nucleo cinofilo sia risultata vincente. Questa è l'ennesima operazione, anche se davvero nelle dimensioni straordinarie rispetto ad altre, è l'ennesima operazione sul contrasto alla droga e allo spaccio di sostanze stupefacenti nel nostro territorio. Penso che sia importante anche a livello sociale il segnale che diamo, perché purtroppo anche il SERT ci segnala che c'è un ritorno, ahimè, dell'uso dell'eroina da parte anche di giovanissimi che la fumano spesso, e questa operazione penso che sia davvero un colpo importante allo spaccio di queste sostanze. Ma non dobbiamo mollare, noi come polizia locale insieme a tutte le forze dell'ordine penso che dovremo continuare ad impegnarci in modo determinato nel fenomeno delle sostanze stupefacenti. Dai quantitativi e dalle modalità e dai pezzi trovati, quindi diciamo un frullatore che serviva a miscelare le varie sostanze, possiamo proprio parlare di una vera raffineria. I quantitativi e le dosi in cui sono ripartiti questi quantitativi sicuramente ci fanno pensare in questi termini qui. Riscontriamo dai nostri servizi che l'eroina è diventata, si è allargata rispetto al passato e sta prendendo anche il posto, o comunque in sostituzione di altre sostanze quali la cocaina. Proseguiremo lo spunto investigativo e partiremo da qui per verificare se abbiamo delle ulteriori possibilità di svilupparla ancora in modo più ampio.